Su uno studio condotto su un campione di persone, era un articolo di una rivista di dermatologia, si chiedeva a un campione di donne, per l'appunto sui 50 anni, se da una torre avessero potuto buttare giù, le rughe o le macchie, cosa avrebbero scelto? E alla fine tutte rispondevano le macchie. Questo perché? Perché la ruga veniva vista in qualche modo come una condizione fisiologica, un po' associata al naturale scorrere del tempo, quindi all'evoluzione naturale delle cose e quindi della vita. La macchia invece veniva percepita come un qualcosa di esterno, come quasi di patologico. Le macchie che possono svilupparsi sul viso, sul collo, fondamentalmente il viso e il collo, che sono le parti più esposte al sole, sono per l'appunto nella maggior parte dei casi macchie da melanina. La melanina è quel pigmento che tutti conosciamo essere responsabile dell'abbronzatura, che viene indotto, quindi la cui produzione viene indotta e l'affioramento sulla pelle viene indotto dall'esposizione solare, e poi in una persona giovane e sana questo pigmento viene rimosso da alcune cellule chiamate melanofagi, cioè delle cellule spazzine che vanno a mangiare melanofagi, la melanina, la portano via e quindi si ritorna bianchicci come me durante la stagione invernale. Con il passare del tempo questo meccanismo un pochino viene compromesso, quindi in persone che vanno oltre i 50 anni, che può capitare che avvenga una produzione sdifferenziata della melanina sulla cute, e quindi di conseguenza venga prodotta in modo sdifferenziato e lì dove non serve a spot, quindi a macchie. Viso e collo sono le parti più esposte al sole, che è uno dei responsabili, insieme al passare fisiologico del tempo, della formazione di macchie, ma come anche il dorso delle mani. Infatti in persone over 50 spesso si iniziano a intravedere, più passa il tempo, più si va oltre nel tempo, e più si manifestano queste macchie anche sul dorso delle mani. La fotoesposizione sicuramente è uno dei fattori scatenanti che accelera il processo di formazione di macchie da melanina. Basti pensare ai marinai che passano una vita in mare, quindi con il viso e con tutto il corpo esposto al sole per un tempo di gran lunga maggiore rispetto alle altre persone, e sviluppano molto più, invecchiano molto più velocemente, soprattutto sotto forma di macchie, ma poi vediamo anche di rughe. Le macchie da melanina, per l'appunto, possono essere indotte comunque anche da farmaci. Gli stessi trattamenti che servono a trattare queste macchie, che andremo adesso a vedere, sono trattamenti che, se fatti durante la stagione estiva, cioè se vengono fatti quando ci si espone al sole, possono essi stessi causare un effetto rebound, cioè possono fare più danni che bene. L'acido glicolico, per esempio, che è un alfa-idrossiacido utilizzato per peeling più o meno profondi a seconda delle concentrazioni, ma messo anche nelle creme può dar luogo a problematiche se applicate d'estate e se ci si va a esporre al sole. L'acido glicolico, che è comunque un ottimo trattamento per macchie, rughe, per peeling dermatologici, se applicato l'estate può portare esso stesso alla formazione di macchie, quindi paradossalmente può avere l'effetto opposto. Il glicolico, l'acido salicilico, l'acido coggico viene molto utilizzato per il trattamento delle macchie, sono trattamenti che vanno preferiti nei periodi invernali. L'unico alfa-idrossiacido che può essere applicato anche durante l'estate in creme, ma anche in trattamenti dermatologici un po' più profondi, è l'acido mandelico. Noi dei laboratori Sabatelli infatti lo utilizziamo nella nostra 02, uno dei prodotti di punta, perché è un acido sicuro che si può trattare, che si può utilizzare anche l'estate, e non a caso viene chiamato il peeling dell'estate. Lo si può mettere e ci si può esporre tranquillamente al sole. Un altro tipo di macchia che sta salendo alla ribalta in questi ultimi anni sono le macchie da emosiderina. In un'epoca, per l'appunto, di punture, di botox, di filler, dove molte persone, diciamo, si sottopongono a questo genere di trattamenti di microchirurgia comunque invasiva sul viso, si può sviluppare una macchia da emosiderina, che è comunque lo stesso tipo di macchia che si viene a creare quando praticamente, come si dice a Roma, si è presa una crocca micidiale, cioè una botta fortissima, quindi un forte livido, una forte contusione, si è sbattuto forte vicino una superficie. Quindi che succede? Si crea il livido, diciamo così, l'edema, un accumulo di liquidi, e si riversa nel tessuto questo pigmento, che è una componente diciamo, di scarto dell'emoglobina, che si chiama emosiderina. Questa emosiderina, praticamente ricca di ferro, va a
macchiare, a tatuare la pelle dall'interno con una macchia di natura più rossastra rispetto alla macchia da melanina, che invece è quel colore bruno, caffè latte tipica della melanina. La macchia infatti dei mucciatirini è più tendente al rosso, che poi che ha una sua evoluzione e tende a rimanere nel tempo come una certa ombra. Anche in questo caso l'applicazione di alfa idrossiaciti può essere un buon rimedio. Ultimamente anche la lattoferrina, per esempio, sotto forma di nanolipidi in gel, viene utilizzata, perché questa è una sostanza, la lattoferrina, che ha un potere chelante. Chelante significa che riesce ad aggrappare praticamente il ferro, gli ioni, nello specifico gli ioni metallici, il ferro, e ha un po' alla volta portarlo via. Il ferro è responsabile della macchia. Sono macchie che comunque tendono un pochino a rimanere, perché comunque, ripeto, l'effetto è come l'effetto del tatuatore che inietta l'inchiostro, il pigmento con un ago. Nello specifico invece il tatuaggio proviene, diciamo così, dall'interno, perché si è avuta una botta molto forte e si è riversata questa sostanza nei tessuti. Però proprio come per il tatuaggio, anche per le macchie da emosiderina, che succede? Nel tempo il corpo tende a uniformare il colore. Avete visto, il tatuaggio dopo anni tende a sbiadire. Infatti chi ha i tatuaggi alle volte si va a far, come dire, ripassare il tatuaggio perché si è un po' sbiadito, è diventato un po' più tenue, la colorazione è un po' meno nitida. Allo stesso modo la macchia da emosiderina tende a uniformarsi al resto della pelle, quindi un po' con i trattamenti, un po' con il naturale passare del tempo, questa macchia tenderà un pochino più a uniformarsi e quindi a essere meno evidente. Spero che questa panoramica sulle macchie cutanee, argomento sempre molto sentito, sia stato d'aiuto. Ci rivediamo al prossimo appuntamento. Se vi è piaciuto il video, un like, condividete. Se volete diventare nostre consulenti, basta andare su laboratorisabatel.com. Alla prossima!